ne parliamo già da tempo, se ne sente parlare già da tempo, anzi è stato spesso oggetto di altre interviste, la situazione, diciamo, il momento, diciamo, di crisi generale che in un certo qual modo ha investito l'economia mondiale, l'economia nazionale e l'economia locale. Siamo partiti anche da lontano, perché diciamo è dal 2008, nel secondo semestre 2008 che ci sono, tra virgolette, avute le prime tendenze negative sulla produzione industriale, sui consumi, sul commercio in generale. A distanza di 2 anni, se volessimo fare, diciamo, una breve analisi della situazione attuale e magari eventualmente fare qualche piccola, non dico previsione, perché sicuramente non spetta a me fare le previsioni, ma cercare eventualmente di individuare quelle che sono, che è la situazione attuale, ma quelle che sono le tendenze, diciamo, a breve, che cosa si potrebbe dire? Noi abbiamo assistito a partire, diciamo, dal secondo semestre 2008, diciamo, ad una serie di evoluzioni, diciamo, negative della produzione industriale, del prodotto interno lordo, cioè ci sono state una serie, cioè un calo, si è registrato un calo in tutti i settori. Questa crisi è partita a livello, diciamo, è stata una crisi mondiale, è stata una crisi che ha investito il nostro paese, è stata una crisi che logicamente ha investito il territorio nel quale, diciamo, noi operiamo, peraltro un territorio un entroterra, diciamo, della provincia meridionale, che comunque già di per sé vive di tante difficoltà anche di carattere storico. Oggi noi ci troviamo in una situazione in cui, se volessimo, diciamo, fare una situazione attualmente di stasi, le tendenze di quest'ultimo, del primo semestre, diciamo, del 2000, le previsioni fatte nel primo semestre del 2010, le previsioni che si sentono in questo periodo, parlano per la prima volta di riprese, una ripresa, diciamo, del prodotto interno lordo, una ripresa della produzione industriale, una ripresa degli ordinativi. Leggevo pochi giorni fa che c'è anche un risveglio del mercato immobiliare, però la ripresa assume, diciamo, caratteri in termini percentuali molto, 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 molto ridotti. Noi ci troviamo di fronte, se volessimo fare un'analisi proveniente dalla banca, che comunque vive il territorio, che comunque ha contatti con tante famiglie, con tante imprese, allora io faccio queste semplici riflessioni. Allora, come banca, io ho avuto come banca, come diciamo, responsabile del comparto crediti, quindi, diciamo, come referente, diciamo, per raccoglitore di molte stanze, di famiglie, diciamo, e di imprese, ho avuto modo di notare come ci sia stato in questi ultimi 2 anni quasi un blocco del mercato immobiliare. I mutui diciamo, ipotecari erogati, richiesti, deliberati ed erogati per l'acquisto, diciamo, per la ristrutturazione dell'abitazione, non dico che si sono ridotti totalmente, ma si sono ridotti in misura, diciamo, molto elevata. Così come vi è stata un aumento della domanda, diciamo, di finanziamenti personali, che mentre forse in passato erano più specificamente destinati a uno scopo, oggi molte volte capita che vengono richiesti dalle famiglie proprio per recuperare la liquidità, per, non dico per vivere, ma per in un certo qual modo far fronte anche a esigenze, diciamo, ordinarie e non a specifiche destinazioni. Oggi, diciamo, le famiglie si trovano in una fase di difficoltà perché molte imprese sono in una fase di difficoltà, perché, diciamo, il comparto, perché in questo territorio ci sono tanti occupati delle imprese private, ci sono tanti dipendenti di aziende private, sono sempre di meno i dipendenti del comparto pubblico, e quindi dipendenti delle aziende private, con l'azienda privata che soffre in un periodo forse di calo dei fatturati, di calo della domanda, quindi di calo degli ordinativi, di calo delle vendite, per ovvie ragioni è anche, diciamo, in un certo qual modo il dipendente a soffrire di questa situazione. Per quanto riguarda le imprese, oggi le imprese vivono ancora una fase di incertezze, si è assistito oggettivamente ad un calo dei livelli occupazionali di molte imprese. Qui non esiste un comparto industriale, quindi spesso non c'è il riscontro della cassa integrazione, che è espressione proprio delle tante difficoltà delle imprese, del mondo del lavoro. Però oggettivamente
Effettivamente, se io volessi fare una disamina, molte aziende del territorio hanno diminuito il numero degli occupati, non in maniera rilevante, chi prima ne aveva 5 oggi ne ha 4, considerando che il tessuto imprenditoriale è fatto spesso di piccole imprese a gestione familiare. C'è stato comunque un calo dell'occupazione in generale, c'è una situazione di incertezza nelle imprese che spesso non sanno in che direzione muoversi e quindi in una fase di incertezza riducono gli investimenti. C'è stata anche una parte di colpa da parte del sistema bancario, in parte io dico che ha contribuito anche a questa difficoltà delle imprese, a questa incertezza, dando risposte sempre più lente rispetto, diciamo, rispetto al passato, augurandomi che almeno noi del credito cooperativo in questo ci siamo distinti. E quindi, diciamo, una fase di incertezza, diciamo, per le imprese, che ha ridotto in maniera, diciamo, rilevante gli investimenti. Ecco perché io dicevo che le imprese sono attualmente in una situazione di stasi. Come dicevo prima, oggi ci sono delle, diciamo, delle notizie positive provenienti, diciamo, a livello generale, ci sono dei segnali di ripresa, però sono ancora molto lenti, lo dimostra anche la tendenza dei tassi che stendono comunque, diciamo, a salire, lo dimostra, diciamo, una situazione, diciamo, generale che comunque è fatta ancora di tante incertezze. L'augurio è che in un certo qual modo le cose possano migliorare, sebbene la mia non ci mancherebbe, non vuole essere assolutamente una visione pessimistica, penso che il percorso di uscita dalla crisi sarà ancora un po' lungo. Diciamo, questo periodo secondo me caratterizzerà i prossimi 6-7 mesi, con l'augurio che il 2011, c'eravamo in altre circostanze augurato che doveva essere il 2010, l'anno, diciamo, della svolta, con l'augurio che il 2011 possa significare l'effettiva, la sostanziale uscita da questo momento di difficoltà, e con l'auspicio che le difficoltà vissute dalle famiglie e dalle imprese in questi 2 anni possano comunque aver costituito la base per migliori scelte future da parte di tutti.